6 là davanti, praticamente ormai 30 secondi separano tra i 6 leader della corsa. Eccoli qua inquadrati in questo momento, facendo parte della fuga degli 8 iniziata al primo chilometro. Peraltro l'iniziatore è ancora lì, il corridore Carrasco, lo vedete col dorsale 22, lui è l'unico che c'è da, praticamente dal primo chilometro, hanno iniziato in due ed è ancora lì là davanti l'Andalusia che sta dando la propria presenza. Oggi non c'era la presenza per esempio dell'altra squadra spagnola, la Caja Rural, normalmente insomma abituiamoci a vederle entrambe protagoniste di fughe, queste due squadre spagnole. Vediamo se Gilbert sprinterà, dovremmo essere a un chilometro circa, forse meno, dal traguardo a sprint. Intanto Rollin viene ripreso dal gruppo spianato. Jan Stannard, la locomotiva. Mamma Stannard è uno dei componenti anche del quartetto su pista, è una locomotiva vivente. Qui stanno andando fortissima la strada, ecco perché il motivo della grande accelerazione nel gruppo e l'accelerazione che ha comunque fatto sì il ricongiungimento sugli 8 in breve tempo, perché comunque il Team Sky sta facendo un'andatura forse nata nel gruppo proprio per evitare problematiche, sapendo e conoscendo questa caratteristica del percorso, che praticamente strade molto molto strette prima dell'arrivo, prima dell'attacco, della salita finale. Intanto lasciano Irizar davanti, probabilmente Basco in terra basca, fa qualche metro insomma per farsi vedere. Ricordiamo che il Gran Premio della Montagna è posizionato, l'hai già detto tu, a 2 chilometri dalla conclusione, dopodiché la strada diventa molto meno impegnativa, la salita in effetti misura 5 km 500, proprio Irizar in questo momento, che a questo momento in più probabilmente fa una mini passerella, dopodiché verrà inevitabilmente riassorbito. Bene gli uomini del Team Sky lì davanti a fare l'andatura, loro sono abituati, lo hanno praticamente nel DNA, chi fa parte di questa squadra sa come lavorare per portare il proprio capitano lì nelle prime posizioni, ma bene anche gli uomini della Liquigas Canyon di Eros Capecchi, che è lì nelle prime posizioni, lo vedete con le maglie verdi e blu della squadra milanese, e questo la dice lunga, insomma conoscere anche le strade è importante. Eros Capecchi alla bicicletta basca qui ha vinto la sua prima corsa da professionista e quindi conosce molto molto bene queste caratteristiche. Le strade sono molto strette, bisogna stare lì in avanti nelle prime posizioni e lo fa molto bene il Team Sky con Froome ma anche gli altri, e qui Jan dovremmo Stannard, essere vedete in questo momento in prima all'attacco posizione della salita, proprio in questo momento. Comunque assolutamente un bellissimo finale, queste strade, questo toboga in salita rende anche insomma le immagini spettacolari, una salita che l'anno scorso non c'è stata la Vuelta, non c'è stata negli ultimi 30 anni perché i Paesi Baschi per 33 anni non sono stati attraversati dalla corsa spagnola, ma che ogni anno con la bicicletta basca sicuramente ha regalato grande spettacolo. Come è spettacolare questa inquadratura, si snoda il serpentone dei corridori, Irizar è stato ripreso proprio da Jan Stannard, il campione nazionale britannico, tutti in fila indiana, Riccardo. Eh sì, perché qui è l'attacco della salita, c'era questa larga cioè una specie di curva a Rumaiolo, l'ho voluto dire, la famosa curva a Rumaiolo, perché c'è praticamente stonda, capito? E allora se c'è l'onda è evidente. E qua c'è Nicky Terpstra, il campione nazionale olandese della Omega Pharma Quickstep, che tenta di avvantaggiarsi. Era lui che ieri praticamente era in fuga e non era gradito alla Movistar, si è dovuto rialzare. E probabilmente il lavoro di Tony Martin era preludio di questo attacco di Terpstra, che voleva attaccare. Qui siamo proprio alla deviazione, all'uscita della città di Eibar, e qui è la deviazione proprio che porta i corridori sulla salita finale, che porta in alto ad Arrate, dove è posizionato l'arrivo. I corridori dovranno fare un po' di fatica. Attenzione, Team Saxo Bantinkoff adesso di Contador che accelera, e Contador difficilmente muove gli uomini così senza caso, una ragione. Esatto. Beh, sai, può darsi anche che voglia vedere come sta effettivamente. La grande voglia di Alberto Contador anche sta nel fatto del forzato stop, riposo di 5 mesi. C'è subito, certo, Purito Rodriguez lì nelle prime posizioni anche con Gesing, ma insomma è la prima parte della salita, ancora i fuochi d'artificio devono arrivare intanto a fare l'andatura proprio la squadra di Alberto Contador, la Saxo Bank Tinkoff, che ha messo diversi uomini nelle prime posizioni, una Saxo Bank che sta tenendo un'andatura
importante. Intravediamo anche la sagoma lunga di Robert Gesink, il corridore che nella Rabobank insieme a Mollema divide l'onere di insomma cercare di vincere questo tipo di tappe, ed è sempre la Saxo Bank, anche qualche uomo Vacansoleil subito dietro, l'abbiamo intravisto, qualche uomo della Rabobank. Per il momento Euskaltel e Euskadi stanno in una posizione un po' più di rincalzo. In settima, ottava posizione mi sembra di vedere Rinaldo Nocentini, non vorrei sbagliarmi, ma l'andatura mi sembra proprio quella di del Citto, ma forse no, mi sbaglio. C'è Purito Rodriguez lì nelle prime posizioni, ma questa andatura qua è micidiale, guarda che stanno partiti in fila indiana subito. Questa andatura è veramente micidiale, attenzione perché potrebbe scoppiare anche il gruppo da un momento all'altro, perché vediamo Alberto Contador in seconda posizione, si volta con Fromm e Purito Rodriguez insieme a Dani Moreno. Queste sono le posizioni iniziali, l'attacco della salita è stata veramente presa a tutta, ma è così che devi fare perché è una salita breve con pendenze piuttosto impegnative. Sta risalendo e abbiamo già Contador e Fromm uno a fianco all'altro, sì, sì. E subito dietro Purito, beh, i grandi nomi, se qualcuno si aspettava i grandi nomi, eccoli serviti alla terza tappa. Ma guarda che hanno fatto un'andatura a togliere il fiato, a eliminare qua. Tutti quelli che non servono praticamente. Infatti vedi che c'è subito una lenta alle selezioni, guarda che mollare sulla prima salita ufficiale della Vuelta così non è semplice. Ha finito il compagno di squadra di Alberto Contador che si volta, controlla e si è sfinito Jesús Hernández, e ora Alberto attenzione Contador perché arriva Henao mi pare della Team Sky che sta arrivando in soccorso a fare l'andatura. E c'è un altro, subito un altro uomo di Alberto Contador che rinforza. Mamma mia, che attacco di salita! Beh, soprattutto che comportamento delle squadre. Aveva detto Castrovecchio, non sono uno scalatore. E ce l'ha confermato immediatamente. Subito. Beh, ma si sapeva, lo aveva detto lui alla vigilia. Adesso ovviamente è un'inquadratura che rende onore alla maglia in questo momento. Non perché la corsa si faccia da queste parti, la corsa si fa là davanti dove ci sono Contador e Fromm che già mettono il petto in fuori. Sono prime scaramucce psicologiche, ma psicologiche fino a un certo punto. Vanno in salita come dei matti. Stanno facendo una selezione esagerata e si vede subito chi può, chi non può, perché in effetti questa andatura ha messo a dura prova le gambe dei corridori, anche di chi quelli che sono partiti per fare classifica. Bene, subito selezione incredibile, e arrivano proprio gli alleati dei due capitani, uomini come Benjamin Noval, sono i Daniel Navarro, sono i gregari storici. Intanto magliette spalancate anche per gli olandesi, che di solito insomma ai primi caldi già hanno caldo, ma fa una tappa dove non si è mai scesi mai sotto i 35 gradi. C'è già selezione, salvo Ten Damme in seconda posizione. Vedete dietro corridori che stanno perdendo contatto, un'azione veramente veemente quella della Saxo che vuole rendere difficile la salita. Noval intanto si volta ancora per controllare il suo capitano Alberto Contador con insomma gli uomini stanno veramente. John Gadré, l'uomo che in questo momento un po' arranca il corridore titolato nel ciclocross, uno scalatore importante evidentemente. Era uno che poteva essere lì davanti, mi sembra in maglia lampre. Forse ho visto anche Kessiakov che in teoria il telaio giallo, mi sembra di aver intuito quello caratteristico. Però spero di essermi sbagliato. Contador è lì che saltella sui pedali come sua abitudine, non ha bisogno di spalancare la maglia. Contador ha altri limiti rispetto a quelli di quest'oggi. Sempre Lorenz Ten Damme, il barbuto corridore olandese del team Rabobank in prima posizione. Qualche maglia che torna a farci vedere del team Movistar, un Movistar Alejandro Valverde in questo momento nelle prime posizioni. Movistar che praticamente ha fatto le tappe fino a questo momento, e questo è Cobo, il vincitore dell'anno scorso, che se portava le borracce un motivo c'era. Maxim Monfort, anche lui che doveva essere uno degli uomini importanti sicuramente, io credo che molti siano anche stati sorpresi. Sel Dryers in maglia Astana, perché veramente la Sky e la Saxo Bank sembrava fossero d'accordo a far fuori tutti gli altri se reggi l'andatura, se tieni questo forcing iniziale su una salita che comunque i corridori conoscono, perché la bicicletta vasca lo hanno, insomma tanti dei corridori che sono presenti a questa Vuelta l'hanno affrontata e quindi conoscevano questa salita. Alejandro Valverde ora in seconda posizione, anche lui dovranno fare i conti anche con lui i corridori per la vittoria di oggi. Un arrivo
che come abbiamo detto non è proprio in vetta, in salita, ma ci sarà un falso piano e poi una susseguente discesa. Sì, la salita dura finisce a 2 chilometri dalla conclusione. Fromm è lì, lì nelle prime posizioni, in quarta posizione per la precisione, con Alberto Contador lì. Veramente hanno spalancato attenzione il gas, perché c'è l'accelerazione di Alejandro Valverde, hanno spalancato il gas alla Alejandro prima Valverde salita, rompe mamma gli indugi. Mia cioè, quando si dice che le corse sono noiose, la Vuelta noiosa non lo è mai stata e quest'anno credo guarda che Alberto, sia guarda Alberto, del solito. Guarda Alberto, attenzione perché parte Valverde, Contador gli va dietro da par suo. Alberto Contador subito una grande frequenza di pedalata, Valverde è stato il primo ad attaccare Contador, mi sembra Purito Rodriguez, anche se potrebbe essere Dani Moreno, ma credo che sia Purito il corridore inquadrato all'inseguimento di Alberto Contador. Qui restano solo i più forti, Fromm per il momento tiene in terza posizione. Beh, che partenza! Venga, 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 come dicono in Spagna, venga, e qua ragazzi, fuoco alle micce, qui sono partiti i fuochi d'artificio. Beh, con Alejandro Valverde e Fromm che resiste, con Contador e Rodriguez, cioè, i quattro assi di questa Vuelta già si distinguono. Ragazzi, questa è la crema della Vuelta che si vede la, subito. È la prima salita della Vuelta di 5 chilometri. San Baronto praticamente, no? Figurati, cioè, poi dire, mamma mia, ma ci arriveranno poi. Adesso Chris Fromm, Alejandro Valverde, Joaquin Rodriguez e Alberto Contador, che sono in questo momento di un'altra categoria. Vediamo però il gruppetto alle spalle, si sta avvicinando solo perché ha rallentato davanti, non illudetevi. Sta arrivando mi sembra Igor Anton dietro con la maglia arancio della Euskaltel Euskadi, è proprio lui che sta chiudendo con, mi sembra, Uran. Riparte Contador, Alberto Contador, ora parte lui, prima ha inseguito Valverde, adesso è lui a lanciare, mamma che frequenza di pedalata, ma guarda, signori, Valverde come tiene Contador, Purito e Alejandro Valverde. Fromm è meno scattista però, rientra, mamma mia, questi quattro se questi sono fenomeni, se che danno, meraviglia, se le danno, Riccardo, se le danno. Che meraviglia, eh beh sì, perché ci chiedevano su internet quando vedremo i grandi nomi, subito no, è ma la perché Vuelta. Perché non è tanto il fatto, cioè quando ci sono, c'è il terreno e ci sono i corridori, insomma lo spettacolo è sicuro, è assicurato. Intanto Talansky chiude questo gruppo, l'uomo di classifica della Garmin, però sfortunato perché a 1.27 vittima della caduta della Garmin Sharp nella prima tappa. Vediamo anche il dorsale 121 di Eros Capecchi, in questo momento comunque Capecchi è con i migliori, tolti i quattro assi. Sì, ecco. Sì, no, beh, si sta comportando bene Eros Capecchi, davanti i ragazzi stanno facendo delle accelerazioni notevoli. E c'è quindi anche Rigoberto Uran credo in questo gruppetto. Qui invece siamo sui quattro leader che adesso hanno smesso un attimo di farci la guerra. Vedete Fromm, Valverde, Rodriguez, Contador che adesso si mette alle spalle del compagno di squadra di Chris Fromm. E dovrebbe essere Nao quello che sta prendendo la testa del gruppo. Certo, colombiani sono forti i corridori del Team Sky. Eccoli qua, e ora trova un prezioso compagno. Beh, Team Sky è molto ben attrezzato, un Chris Fromm che è sembrato sicuramente in buonissime condizioni, c'erano molti dubbi dopo l'Olimpiade, ma chissà no, Fromm se viene qui da capitano. I dubbi erano sulla tenuta psicologica, certo, credo che ecco a questo punto gli scatti di Alberto Contador fossero più a minacciare e a dire io ragazzi sono qua, voi che fate, perché era proprio un attacco così. Certo, il Team Sky qua ha tre corridori e si dimostra ancora una squadra la più forte, la più solida, perché c'ha Henao, c'ha Rigoberto Uran che per dire la verità è qua dietro. Sì, con Igor Anton, con Talansky, con Capecchi, Daniel Moreno. Anche Capecchi che sta tenendo, però vedete anche Gesink insieme a Tendam, ma non sono le squadre, sono ridotte, quindi ci sono due Movistar e effettivamente a questo punto mi sembra Uran davanti. Vediamo. Rigoberto Uran, sì, che sta facendo la datura per Chris Fromm, con Contador e Valverde subito dietro. Ecco, questa è la coda del gruppo di testa, con Eros Capecchi maglia liquida, Daniel Moreno maglia Katiuscia, Andrew Talansky il corridore Garmin Sharp. Vedete poi, intravediamo la sagoma di Alberto Contador, c'è Igor Anton, questi sono corridori invece che stanno perdendo terreno, e riparte Alberto Contador. Beh, te lo dico. Se c'erano dei dubbi sull'assenza di Contador dalle corse, come potesse influire sul suo rendimento, no, gli ha fatto un baffo Alberto Contador, non è cambiato di una virgola, anzi è bellissimo da vedere, con però Purito Rodriguez che su questi terreni
È perfetto, perché salite non lunghissime da scattisti puri. Credo di interpretare questi scatti non tanto per... è proprio lo sfogo di un campione che è stato forzatamente tenuto fermo 5 mesi, saltando le corse più importanti. Con giustezza o non giustezza non sta a me a decidere. Noi non lo sappiamo, ma però cioè, effettivamente è una sentenza che gli ha influenzato l'anno. E questo è, secondo me, lo sfogo. È come avere un cavallo tenuto nel box per tanto tempo e lo poi devi quando, lasciare andare, quando lo attacchi e dopo ti fanno male le braccia a tenerlo. Però guarda il pubblico spagnolo, con tre spagnoli da davanti, un campione di arriva Barcellona. Anche, arriva anche Igor Anton. Eccolo, sì. Gli scatti ora sono meno influenti, perché comunque la selezione è stata fatta, la selezione all'inizio di salita è stata fatta. Credo che comunque grandi sorprese di qui in avanti non ce ne saranno molte, perché la selezione è comunque fatta e quindi questi sono i corridori che si andranno, penso, a lottare per la tappa. Valverde mi sembra quello più accreditato, però non si sa mai. Si è staccato intanto Marcinski, la maglia Vacanzolei che avete visto staccarsi è dell'ex campione nazionale polacco. Ora c'è Igor Anton con una grande frequenza di pedalata, prova ad accelerare e ad andarsene. Attenzione, guarda Valverde, appena scatta qualcuno Valverde risponde e subito, impressionante. Contador naturalmente, è stato un lapsus. Alberto Contador fa spavento. Vuole andare, che bellezza però. Che spettacolo che sta dando. È veramente bello vedere questo. E questa volta la motocamera ci fa godere, perché sì, così vicino, ieri, tanto davanti non c'è nessuno, quindi Valverde, il problema non si Valverde può. Lì, pulito Rodriguez alla ruota di Valverde, e From che come al solito stenta, non risponde ma ritorna sotto. Questi sono scatti che fanno male, e i baschi impazziti, ve l'avevo detto che su questa salita c'era la torcida spagnola, la torcida basca, tutti con le maglie arancioni e con le bandiere dei Paesi Baschi a inneggiare i corridori. Ecco, riparte Alberto Contador, impressionante, ultimi 400 metri di salita impegnativa. Alberto Contador che adesso vede alle sue spalle Alejandro Valverde, Purito Rodriguez. Beh, i tre campioni spagnoli sono tre in gran spolvero, e Chris Froome è subito dietro. I quattro nomi più indicati della vigilia sono volta ha fatto già il protagonisti. Vuoto, questa volta vanno diritto, credo che ci sia almeno 7-8 secondi di vantaggio con questo scatto, e ora la salita si fa più dolce, siamo nel falso piano, ormai è finita la salita dura, e Contador Alberto sta respingendo con tutte le sue forze tutte le streghe che ha visto in quest'ultimo periodo. Attenzione, Alberto Contador va a prendere i 10 punti del Gran Premio della Montagna. Ora Valverde deve andare a tirare, perché lui quello più veloce, sono quattro, i quattro protagonisti, quelli che chiaramente si lotteranno presumibilmente la Vuelta. C'è anche Valverde, l'avevamo detto, su queste salite comunque è un corridore che dice, la dice tutta. Bene, Eros Capecchi che rimane lì attaccato con Gesing davanti a lui, della Rabobank, davanti c'è un po' di studio, perché insomma gli scatti di Alberto Contador hanno fatto male alle gambe, però a questo punto farebbero bene a insistere, a incrementare, a mettere un po' di solco alle loro spalle. Io credo il che adesso pensino, sono quattro campioni, pensino a giocarsi la tappa più però che... così facendo favoriscono il rientro da dietro. Comunque non sono rimasti in tanti, c'è Eros Capecchi, maglia liquida a scanno del, ti confesso che l'uomo della lampada si è disto cercando di dovrebbe essere Niemec forse dalla pedalata, però io non sono riuscito bene a capire, insomma, mi sembrerebbe Niemec dalla pedalata, e per caratteristiche mi butto io intanto. Ma che meraviglia, che spettacolo, signori, il sogno di ogni organizzatore di corsa è che i favoriti si giochino la vittoria alla terza tappa. Vedere 6 scatti di Alberto Contador, gli scatti di Valverde. Valverde c'ha la gamba, Valverde ha la gamba, soprattutto Valverde in pianura. In pianura dovrebbe essere lui, diciamo, sulla carta nell'arrivo semipianeggiante tra questi quattro il più veloce. Qua però ora ci dovrebbe essere una leggera discesina che i corridori dovrebbero affrontare alla grande, ma comunque la forza del Team Sky c'è tutta ancora qua, perché qui inquadrato è Uran. Non vedo Henao, che dovrebbe essere, mi sembra strano che sia rimasto staccato Henao, perché
l'avevo visto, e mi sembrerebbe strano che comunque Nao fosse a metà strada fra questi qua. Devono fare la volata perché l'arrivo è insidioso, ci sono una serie di curve, controcurve che portano i corridori subito all'arrivo, e vedete che volata che c'è proprio per prendere le curve davanti. Rodriguez lo sa perché l'ultima curva, questa qua, vedi che fa la volata prima, perché poi dopo non c'è tempo, ci sono 150 metri, eccolo qua, c'è subito una curva qua e poi c'è subito l'arrivo. Ed è Rodriguez cerca di anticipare Alejandro Valverde, forse Pulito ce la fa, esce dalla ruota e vedi, era l'arrivo insidiosissimo. E dovrebbe, guarda, a occhio mi sembra che abbia vinto Rodriguez. Sì, perché rimontava Valverde dando l'impressione di averlo passato, credo che sia, però non c'è ancora. Le palline Pulito metriche Rodriguez hanno un po' confuso le idee, perché comunque mi sembrava che gli ultimi 400 metri fossero troppo vicini. Comunque si sapeva, l'arrivo era in leggera discesa, i corridori lo sapevano, Rodriguez ha anticipato, ha cercato di tenere botta a Valverde, mi sembrerebbe. Però sì, Rodriguez sembrava essere avanti perché Valverde arrivava in rimonto, di solito vediamo, questo dà l'impressione. Rivediamolo al rallentatore se ci è concesso, ma mi sembra proprio. Sì, sì, c'è un colpo di reni, poi l'inquadratura non ci mostrava le ruote, che sono quelle che fanno testa. Io mi sentirei di dire Rodriguez, di solito mi sbaglio. È l'impressione che ho avuto anch'io, però adesso vediamo, perché vedete qui Rodriguez è abbondantemente avanti. È la discesa, però Valverde ha dato il colpo di reni. Valverde vediamo ha dato il colpo di reni che potrebbe. No, è Rodriguez, dai. A me sembra Rodriguez, però. Però col colpo di reni gli è andato molto molto vicino, e subito dopo il traguardo è avanti nettamente di mezza ruota Valverde. Io credo che bisognerà aspettare il responso. Forse qui l'intervista da Alejandro Valverde, che è comunque maglia roca. Perché Alejandro Valverde ovviamente faceva parte della squadra che si era avvantaggiata. Sicuramente con maglia di leader Valverde. Per la vittoria di tappa aspettiamo la conferma, perché qui non è ancora stato ufficializzato. Sì, comunque è un arrivo del cioè evidentemente per forza. Lui dice che ha vinto, quindi probabilmente col colpo di reni è riuscito a passarlo proprio al è passato proprio all'ultimi 3 centimetri di questa dalla linea. Comunque un gran finale. Allora io credo che lo spettacolo dato a questi corridori, evidentemente Valverde ha la certezza. Adesso c'è l'abbraccio con Castrovieco, i complimenti, un Valverde che va a prendere anche la maglia di leader della classifica generale, un Valverde che avevamo in discesa e l'ultima curva che era a 100 metri dal traguardo, chi l'avesse presa in testa era avvantaggiato. Rodriguez ha cercato di farlo, ha fatto l'accelerazione, però vedi che il display dice vincitore Rodriguez. A me mi sembrava Rodriguez, però aspettiamo, insomma, da come esultava Valverde, di solito il corridore si sbaglia poco, poche volte, perché sulla linea del traguardo lo vedi, sulla display c'è scritto Ganador Rodriguez, parli. Ma infatti questa è la ragione per cui adesso vediamo se dalle parole proprio di Alejandro Valverde riusciamo a chiarirci un po' meglio le idee. E in questi casi bisogna sempre stare molto attenti a darla uno con l'altro, perché è stato proprio Valverde, niente, confermato su Rodriguez proprio col colpo di reni. Praticamente io credo che 5 metri dalla linea fosse ancora avanti Rodriguez. Se ci fanno vedere la foto, io credo che abbia vinto di un tubolare. Era molto vicino. Terzo, però guarda Fromm che ordine stesso d'arrivo, ti pregherei. Gli hanno dato lo stesso tempo. Secondo me forse un secondo c'era anche tra Fromm e Contador, però comunque Dani Morero sesto, bene Eros Capecchi settimo, Bauke Mollema era il corridore della Rabobank insieme a Gesink. Beh, erano comunque due i corridori attesi, ora vedremo, ci toglieremo anche. Era Anacona, vedi il giovane corridore, c'era Nimec come tu avevi intuito, ma il corridore nel gruppetto di testa era Winner Anacona, questo corridore che era stato segnalato da Roberto Damiani come uno dei possibili protagonisti, e si mette subito in buona evidenza Anacona, andando a cogliere un ottimo piazzamento, Winner Anacona, dal nome insomma sembra un predestinato, il corridore
colombiano che va a piazzarsi insieme a Nimes come due rappresentanti della Lampre ISD. Una classifica generale. Sì, che Contador, che Rodriguez, che From. Eccola qua la classifica. È l'ordine d'arrivo. Di tappa, ovviamente riproposta. Vedete, comunque i grandi protagonisti sono tutti lì a 6 secondi. Anche Gesig, Capecchi molto bene. Direi che si è prontamente riscattato dalle ultime prove in linea in Italia. Io avevo parlato con Eros prima che partisse per la Vuelta, era piuttosto preoccupato dopo un deludente Gran Premio di Camaiore che lo preoccupava un po', però le condizioni evidentemente sono migliorate e settimo è un buon piazzamento, perché tenere duro, tenere botta ai primi quattro non era facile. Daniel Moreno mi ha fatto praticamente l'accoppiata con Rodriguez della Katiuscia. Le squadre, insomma, i protagonisti sono tutti lì, sono ancora tutti ben in palla, esausti bene anche comunque della Movistar. E dietro hai fatto bene a sottolineare la buona prova di Anacona, che ha così riscattato. Purtroppo le immagini non ci permettevano di vedere bene chi fosse il corridore della Lampre. Peraltro c'è Anacona, ricordiamo che è il colombiano meno conosciuto, l'ha detto lui stesso a un'intervista, gli hanno chiesto perché ti chiami Winner, che vuol dire vincitore in inglese, ha detto no, niente a che vedere con Winner, mio padre Rodrigo era un fanatico di ciclismo negli anni 80, il suo idolo era Peter Winnen, mi voleva chiamare Winnen, ha scritto sbagliato, è uscito Winner, ma lui non aveva idea che in inglese volesse dire vincente. Sono molto felice però di questo cognome, cercherò di farmi notare da Winner nel proseguo di questa Vuelta a Spagna. Queste le parole di Anacona. Insomma, siamo partiti già forte, adesso vediamo la nuova classifica generale che comincia da subito ad avere dei nomi pesanti. Beh, un ordine d'arrivo male, spaventoso. Con Alejandro Valverde, Inciausti rimane secondo anche grazie alla cronosquadra a 18 secondi, Purito a 19 secondi, From a 20, Contador a 24, Molle, Mike Gesink, il duo Rabobank a 28 secondi, appaiatissimi, Rigoberto Urán a 30 secondi, Moreno lì a 33, Igor Anton a 46. E vediamo il migliore degli italiani, ora vedremo ovviamente una classifica che è ancora molto frutto della cronosquadra. Sì, quindi, in effetti Capecchi ha perso molto nella cronosquadra e quindi, pur essendo arrivato lì nelle prime posizioni, deve patire un po' la prova un po' in colore della Liquigas Canyon, della cronometro a squadre del primo giorno, e quindi per questo motivo. Però quando siamo in Spagna hai visto quante bandiere, eccolo qua, ero primo degli italiani, 59 secondi davanti a lui Nicolas Roche, che oggi insomma era lì a ridosso dei migliori, Cobo il vincitore dell'anno scorso 1.06, ma oggi abbiamo visto non dà per il momento affidamento, Henao a 1.11 per il Tiscal, Winner Anacona, proprio il colombiano è il miglior piazzato dell'altra squadra italiana World Tour, la Lampre ISD, e poi via andare con altre prestazioni. Non vedo Talansky, deve questo ritardo alla cronosquadra dove è caduto, quindi Talansky oggi bene comunque in arrivo, e via tutti gli altri. Nimes è arrivato un po' in ritardo, era lui, anche il polacco Nimes della Lampre comunque si è fatto vedere oggi, erano in due gli uomini Lampre là davanti, Rinaldo Nocentini un po' in ombra oggi in una tappa che poteva essere buona per le sue caratteristiche, però diciamo che il Citto, perché poi c'è Citto e Cittino, insomma sono due aretini, insomma è un po' indietro nella classifica. Damiano Cunego l'avevamo visto staccato a 2.34, evidentemente qua dovrà curare qualche tappa. Sì, beh, io credo che lui debba necessariamente in un momento del genere, in una corsa del genere, dedicarsi. Comunque dritto, mamma mia!